Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Che bello fare oggi il video delle pagelle. Vi avviso già che i voti di oggi saranno praticamente tutti alti, perché secondo me i ragazzi se lo meritano. Ieri hanno fatto veramente una partita incredibile. Prima di cominciare, tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale, vi ringrazio per i 1800 iscritti, in realtà li abbiamo anche superati. E mi raccomando, attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti del nostro Lecce, tra cui la diretta di sabato per Sampdoria Lecce, che sarà fondamentale. Allora, Vladimiro Falcone. 7, ragazzi. È vero, l'Atalanta non ha avuto tantissime occasioni, ma quelle poche che ha avuto comunque sono state pericolose. Penso al colpo di testa di Okoli nel secondo tempo, parato benissimo da Falcone. Sul gol di Zapata nel primo tempo poteva farci ben poco, però quella parata su Okoli è stata decisiva per mantenere il risultato sul 2-1. Passiamo adesso al Gallo, a cui do 7,5. Ragazzi, Gallo sta veramente giganteggiando sulla fascia. È veramente ora come ora 3-4 spanne sopra a Pezzella. Ha dribblato tantissimo, ha recuperato tantissimi palloni. Sembra proprio un giocatore in evoluzione e mi fa molto piacere perché Gallo mi piace davvero tanto come terzino. Passiamo adesso al mostro di ieri, Baschirotto 8. Ragazzi, voi chiedetemi e ditemi un difensore centrale più forte di Baschirotto in questo momento. Pochissimi ce ne sono, forse non ce ne sono proprio. Baschirotto 8, partita sontuosa, trova anche il gol meritatissimo secondo me, con un bel colpo di testa, tra l'altro dopo il gol si è fatto tutta la corsa fino alla Nord per esultare sotto la curva e quindi veramente top, top Federico Baschirotto. Anche Pongracic, buonissima gara, do 7 più perché diciamo che sul gol di Zapata forse sia lui che Jandré potevano fare qualcosina in più, anche se forse il più delle colpe ce l'ha Pongracic, però 7 più perché è sempre elegante per uscire a palla al piede, fa degli ottimi lanci lunghi, quindi anche ieri una grande prestazione. Jandrei invece do 7. Diciamo che anche lui ha fatto una buonissima gara e forse un po' più in ombra rispetto a questi altri tre, però secondo me una buona gara che secondo me se la facciamo proprio 7 meno, giusto per il gol, forse poteva coprire meglio, ecco, però come ho detto prima, forse il più delle colpe ce l'ha Pongracic. Vabbè, Umtiti è entrato alla fine ed ho senza voto perché comunque ha giocato solo 10 minuti. È difficile giudicare una partita di un giocatore in soli 10 minuti. Passiamo ai centrocampisti. Ragazzi, Hjulmand 7,5. Penso che sia stata la partita migliore di Hjulmand da quando è qui a Lecce. Anche lui ha giganteggiato al centro del campo, ha recuperato tantissimi palloni, va sempre a contrasto, fa appunto dei contrasti duri ma precisi e corretti come salvataggio su Pasalic nel primo tempo, che era praticamente a tu per tu con Falcone, e quindi 7,5 a Hjulmand, 7,5 anche a Gonzalez, che secondo me è un altro giocatore in evoluzione come Gallo, perché è un furetto, la sua batteria non si esaurisce mai, al 95esimo correva e si faceva tutto il campo come se fosse cominciata la partita da 2 minuti, veramente impressionante. Anche Blaine, buona gara, a lui do 7 più. Secondo me questo è il trittico di centrocampisti che dobbiamo schierare in ogni gara, come lo è stato a Udine. A Bistrovic è entrato, do 6, perché comunque entra il suo, anche un'occasione per segnare il 3-1, però il suo tiro colpisce purtroppo in pieno, se non erro, Sisè. Attaccanti. Di Francesco, dai, lo voglio premiare. 7,5 anche Di Francesco, fatto una gara impressionante. Un Di Francesco stellare, proprio quello che ci mancava, perché secondo me Di Francesco è un giocatore che quando è in forma ti fa la differenza. E fino ad ora non ci è riuscito, effettivamente. Ma ieri ci è riuscito, e come? Perché il secondo gol è tutta opera sua. Ha pressato alto Okoli, lo ha fatto sbagliare, ha dribblato da Sportiello e poi ha messo il pallone in rete del 2-0. Quindi veramente top, top di Francesco ieri. Banda, voglio dare 6. In realtà 6 più che va verso il 6,5, eh.
ieri l'ho visto bello in palla, pure Banda, ha recuperato tanti palloni, è andato a contrasto con Bogà, è stato un po' più altruista, nel senso che nelle ripartenze ha provato meno dribbling e se l'è passato un po' di più con i compagni. Questa è la strada giusta, la Mac continua così. Colombo 6 e mezzo. Ragazzi, io lo ripeto, secondo me questo ragazzo deve giocare a titolare d'ora in avanti. Perché va, combatte anche lui con i difensori, fa salire benissimo la squadra ed è un attaccante di peso d'area di rigore, gli attaccanti che piacciono a me. Cissé, 6, anche lui una buona prestazione quando è entrato, e lui ha fatto salire la squadra, si è conquistato vari calci di punizione importanti, quindi anche lui è entrato e comunque ha fatto bene. Strefezza, 7. Ma anche lui, quando ha palla al piede, nascono sempre occasioni pericolose. Nel primo tempo, prima dei gol, aveva fatto due tiri, chiaramente nello specchio della porta. E comunque, anche quando appunto non fa gol o assist, fa sempre bene. Quindi 7 anche per lui. Uden 6. Anche lui, quando entra, fa bene. Darei più occasioni a Uden, sinceramente, dal primo minuto, però dopo. Ieri sera riproverei sinceramente questo attacco anche contro la Sampdoria sabato. Baroni, finalmente voglio dare un voto buono a Marco Baroni, 7 più. Finalmente, mister, abbiamo trovato la quadra e dobbiamo sempre giocare così, alti, pressing alto, senza paura, a prescindere dall'avversario forte o debole che sia, perché la squadra c'è, il carattere c'è, la forza c'è. E possiamo fare bene anche con la Sampdoria sabato. E se continuiamo così, veramente ci leveremo delle belle soddisfazioni. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate delle pagelle. Io vi saluto, forza Lecce sempre. Ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti.